Buongiorno ragazzi, domenica, un sacco di cose da fare, oramai non si finisce più di rimanere attivi, lavorare e quant'altro. Io metti che sia sveglio dalle 8, quindi ho dormito le mie 6 ore canoniche, lo sapevo che sarebbe andata così, perché io potrei essere anche devastato, ma alla fine mi sveglio sempre ai soliti orari perché il mio corpo è abituato. E mi dà parecchio fastidio perché non ho mai un'occasione dove dico, oh, stasera dormo, stasera risolvo tutti gli arretrati. Anzi, l'unico modo per farlo mi sarebbe andare tipo al 10, così comunque mi sveglio al solito orario. Però sommo quelle 2-3 orette extra. Comunque, ragazzi, sono sveglio da un pochino, vi dicevo. Ho appena fatto il backup del lavoro di ieri, dell'altro ieri nel computer. Adesso sto inviando al ragazzo che monterà il video del matrimonio e tutte le clip. E poi devo iniziare a lavorare, vorrei cavarmela oggi, così faccio felice il cliente. Il video che ho fatto venerdì mi hanno chiesto sto favore, è un buon cliente, quindi mi devo un po' impegnare, anche se oggi a una certa staccherò per forza, perché voglio uscire con un po' di gente, rilassarmi un due. E detto questo, ora mi faccio un caffè, ragazzi. Mi seriaccia, mi faccio un bel caffè. Mio fratello, non so dove sia, penso sia andato in montagna su dai miei, qualche giorno magari di relax, non ne sono sicuro. Adesso ragazzi, mi bevo sto caffè, me lo sparo in vena e poi mi metto assolutamente a lavorare. Una vita di lavoro, una vita a fare sacrifici per cosa? Quattro spicci? Ogni volta che esco in giardino ci sono le ciabatte, no, tipo Crocs. Spesso essendo in plastica, quando piove fanno tipo effetto sacchetto e quindi metto i piedi dentro e mi annego. E così. È un po' che non venivo qua in giardino, alla fine per un motivo o l'altro non si riesce mai. Che casino, tutte mollette che cadono dai piani sopra e alla fine mi tocca sempre fare musina. Ignorate i miei pantaloni della tuta, per favore. E adesso l'ottima tecnica. Magari qualcuna è anche mia, però facciamo che le tiriamo su. Ecco, un ottimo modo per romperle. Ho capito, le lascio qua. Vado a portarle a mano dopo. Ieri c'era un vento allucinante. Infatti, io sono uscito che avevo appunto la polo, la giacchettina di Filippa K, che è un brand svedese. Solo che è molto leggera, è carina, ma è molto leggera. Il cappellino a cowboy, che incredibilmente tipo protegge un sacco, ragazzi. Cioè, ogni volta, le ultime 3 volte che l'ho messo, c'era freddino. Ho messo il cappello e la testa stava al caldo. Incredibilmente. Incredibile. Quindi soldoni ragazzi, oggi voglio lavorare, devo editare i vlog, perché domenica sappiamo che durante la settimana mi risulta sempre complicato. Devo editare i vlog, mi porta via un'ora. Poi devo fare il video di venerdì e quello mi porterà via 3 ore, quindi 4 ore. Potrei cavarmela, essere libero, metti dalle 5 del pomeriggio, però mi butto via la giornata. Vabbè, non che ci sia questo gran sole, per carità. Soleggiato, 2-3 nuvolette. Evento più unico che. Ah! Mi brucio! Porca miseria, sto dicendo. Evento più unico che raro che mi bevo il caffè. Caffè, arca miseria, l'avrei dovuto bere, ma metà è finita fuori. Ottimo, così iniziamo la giornata alla grande. Già iniziato, metti da 10. Mi sono dimenticato che avevo il cappello. E appena iniziato a lavorare, da una decina di minuti, sto inviando anche le clip appunto del matrimonio. E ragazzi, cioè per 4 cazzate alla fine sono 15 giga. La cosa divertente è che queste sono solo le clip del drone e dei microfoni della chiesa. E tipo di questa videocamerina qua, che ho fatto 3 riprese in croce, ma pesa tantissimo tutto, tantissimo. Cioè, banalmente, un video, un progetto di un video,
E se ci aggiungiamo anche le riprese normali, che secondo me ieri siamo sui 60 giga indicativamente, 50-60 giga, cioè un progetto ti fa pensare 100 giga solo di riprese video, con una... No, beh, se aggiungiamo anche le riprese dell'altra ragazza, raddoppiamo, quindi 200 giga solo di riprese, il progetto... Con il Final Cut ti può pesare anche 800 giga, tu alla fine per un matrimonio hai un tera che ti occupa, cioè un tera occupato per fare un video di in totale 7-8 minuti. Cioè, voi non avete idea la vita del videomaker che devo continuare a comprare hard disk, cose, SSD, e se si rompe è un casino perché devi fare backup su backup, non puoi permetterti di perdere le clip, no? Cioè, alcune cose che vengono date per scontate da una parte appunto, dell'acquirente. È questo. È questo, ragazzi. Che purtroppo bisogna pensarci a queste cose. Stare lì e prendere tutte le precauzioni del caso. Quindi, quando fai le riprese, devi avere due schedine dentro, in modo che una faccia il backup di quell'altra. Poi, quando arrivi a casa, devi dumpare tutto il footage, tutti i video negli hard disk, iniziare a sistemare, poi inizi a editare. Lo dai al cliente e poi magari dopo un anno ti chiede: ah, mi giri quelle clip che abbiamo fatto? Magari, cioè, bro, ma sei impazzito? Vabbè, comunque, ragazzi, si continua. Oh, santo cielo! Allora, ho finito il video, quello dell'altro giorno. Secondo me, in 2 ore siamo riusciti a fare un lavoro di tutto rispetto. Di tutto rispetto. Sono le 2:15, ragazzi, quindi sto morendo di fame. Cosa posso mangiarmi? Allora, avrei tipo ste robe, non mi ricordo, le scamorzine che scadono e quindi devo assolutamente farle. Poi dovrei avere anche delle uova. E che volevo mangiare leggero. E giusto per fare un po' chiarezza sulla situazione, visto che è domenica e bisogna fare... Vabbè, ora è lunedì, però facciamo finta che sia ancora domenica. Facciamo i dati della settimana, vediamo un po' come siamo andati. Allora, negli ultimi 7 giorni, 738 views, quindi più o meno come al solito, anche se c'è stato qualche video che ne ha fatti parecchi. In termini di ore, 24,4, 10% in meno rispetto alla settimana scorsa. E in termini di iscritti... Siamo a 400, 2402, siamo saliti di 1, siamo un po' scesi, un po' saliti, e, a parte che ti va sempre a saltare l'ultimo giorno, gli ultimi 2 giorni, quindi non è proprio accurato, questo calcolo dovrei fare magari il martedì per la settimana prima, però vabbè, noi teniamo domenica. In tutto questo, ragazzi, io vi invito appunto, ieri è stata una giornata prevalentemente di relax. Cioè, sì, io sono andato a fare aperitivo, una passeggiata, ma poi diciamo che dovevo dormire, dormire, assolutamente dormire. E ho editato tutti i video, mi sono portato molto avanti e oggi è lunedì, mi sono portato molto avanti. Quindi ragazzi, io vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale. Mamma mia, che voce da orco, cioè sono morto. E noi ragazzi ci vediamo domani per un prossimo video.